Quinto giorno di Giffoni Film Festival e per il fotoema Tech Tips siamo nello studio TV. Adesso vediamo se ci apre. Buongiorno, benvenuti. Prego, prego. Questo è il nostro studio TV. Lei è Sveva, la nostra producer. E questa è tutta la parte dove quando arrivano gli ospiti si siedono, si rilassano, ma è anche la parte della nostra redazione formata interamente da ex giurati, ragazzi che stanno lavorando alle domande che faremo domani per le interviste, perché da quest'altro lato invece facciamo le interviste. Però prima c'è un bellissimo set fotografico dove fotografiamo i nostri giurati, dove la nostra fotografa Yasmin fotografa tutti i nostri giurati. Esatto. E uno... poi c'è l'altro col fondale, diciamo, colore manifesto, che si avvicina il più possibile al manifesto. E poi da questa parte qui invece abbiamo tutto lo studio TV dove registriamo le interviste con tutta la parte tecnica, Tommaso, Francesco, Brian, Gianfranco e il nostro regista, nonché DOP, Vito Montesano, che ci dirà come ha allestito tutto questo studio, cioè questa colorazione, tutti questi effetti che ha fatto. Qui abbiamo un Atem Mini Extreme con quattro ingressi HDMI per gestire quattro camere, contemporaneamente col software Atem Mini Control, Mac M1 per gestire sia il software dell'Atem sia OBS per registrare per lo streaming. Abbiamo tre Blackmagic 6K Pro, due sul Talent e una sul controcampo, il nostro host che fa le domande. Set luci interamente targato Nanlight. Abbiamo il Nanlight 720B che fa da keylight con un pannello diffusorio di Lastolight. Abbiamo il Nanlight Pavotube come fill light in daylight. E abbiamo Nanlight Forza 60 Daylight e Nanlight Forza 60C con tecnologia RGB. Dallo studio TV è tutto. Bella questa, raga, bella idea.